Ciao turisti, questo è un video un po' speciale perché vi parlerò della mia città. Situata a 7 km da Napoli, Casoria è uno dei comuni più grandi della provincia, con una densità di 6.134 abitanti per chilometro quadrato. Il nome di Casoria proviene da Casa Aurea, cioè Casa d'Oro. Infatti, sullo stemma della città è rappresentata proprio una Casa d'Oro, che sta a significare fertilità del territorio. Nel 1815 Casoria diventa capoluogo circondario del Regno delle Due Sicilie, nel quale appartenevano ben 19 comuni, e negli anni 60 diventa principale polo industriale del Mezzogiorno, oggi dismesso. Vediamo però insieme cosa possiamo visitare in questa città. Casoria, uno dei tanti comuni della provincia di Napoli, è ricca di architetture religiose. Prima di tutto abbiamo la casa natale di San Ludovico da Casoria, conosciuto anche come Arcangelo Palmentieri. È stato un religioso italiano dell'ordine dei Frati Minori Scalzi. A Casoria hai la possibilità di visitare il suo luogo di nascita, situato nel centro storico della città, nelle vicinanze di Piazza Cirillo, una delle piazze più importanti di Casoria. Abbiamo poi la Basilica di San Mauro Abate, principale luogo di culto della città, il quale ospita le reliquie del santo patrono. La basilica risale al 600 e all'interno troviamo dipinti di Antonio Vaccaro e del Martino, discepolo di Luca Giordano. Trovi inoltre dipinti del famoso pittore napoletano conosciuto come lo Spagnoletto. Dietro l'attuale chiesa sorge la struttura dell'Arciconfraternita di Santa Maria della Pietà e del Buon Consiglio, costruita nel 500, anche se molti ritengono che la struttura sia stata costruita ben secoli prima. Nell'Arciconfraternita puoi trovare il meraviglioso altare ricco di marmi preziosi e al di sopra la tela rappresentante la Pietà di Gesù, probabilmente opera dello Spagnoletto. Inoltre, al di sotto dell'Arciconfraternita, accedendo da una porticina sulla sinistra della struttura, trovi le catacombe di Casoria, dove stai bene attento a essere ben coperto anche nei giorni estivi perché c'è un clima abbastanza freddo. A Casoria puoi inoltre visitare anche il Contemporary Art Museum, ossia il Museo di Arte Contemporanea, anche conosciuto come CAM, ricco di pitture, fotografie, sculture, video e arte multimediale provenienti da tutto il mondo. Una piccola chicca di Casoria, situato nelle vicinanze della mia amata scuola superiore. Uno degli eventi principali di Casoria è la festa di San Mauro, che ricorre ben 2 volte l'anno, il 15 gennaio e la seconda domenica di luglio, durante la quale avviene il tradizionale incendio del campanile. Inoltre, in occasione di questa festività, a Casoria viene preparato il tradizionale pranzo caratterizzato dai manfredi con la ricotta, che a mio parere sono buonissimi. Se hai voglia di visitare la mia città, sappi che è semplicissimo arrivarci. È vicinissima all'aeroporto di Napoli e dispone della stazione ferroviaria, collegata benissimo con la provincia di Napoli. Visiterai Casoria? Se vuoi, scrivilo nei commenti e se vuoi consigli su dove andare e cosa fare nella mia città, puoi contattarmi sulle mie pagine social. Mi trovi su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e Pinterest. Inoltre, nella descrizione ti lascio il link per il mio sito web. Non perderti il prossimo video, il quale sarà dedicato alla città eterna, Roma.